Adesso, in pochi minuti, vi spiegherò cosa sta succedendo in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi. Bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo video. Questo è il mio primo video che registro dopo la vacanza ed è molto emozionante tornare qui davanti alla videocamera e parlare con tutti voi. Non ho avuto molto tempo in questi giorni perché comunque sono ancora in fase di trasloco, non è ancora arrivato internet. E abitando comunque fuori paese, non più in città, quindi in campagna, prima periferia della mia ex città, far arrivare internet qua è davvero un'impresa colossale. Chiamo la Telecom almeno una volta al giorno. La loro risposta è sempre: la ricontatteremo noi appena possibile. Ma quando cazzo è possibile che vi ricontattate? Non mi contattate mai, non mi chiamate mai. Cioè poi li paghiamo, cioè gli do i soldi per avere internet, portatemelo a casa, no? Cosa cazzo vi cambia? Cioè, capisco che ci saranno altre persone con bisogno, però è ormai, non lo so, 4 mesi che aspetto internet, è qualcosa di assurdo. È qualcosa di assurdo. Quindi, il Conto Glory sicuramente, almeno che non arrivi, non lo so, internet nei primissimi giorni di agosto oppure a fine luglio, non so se lo continueremo. Quindi, o abbandoneremo del tutto il Conto Glory oppure... non lo so, davvero sono sincero, non so cosa fare, perché non avendo la connessione internet a casa è davvero difficilissimo poter fare qualcosa. Addirittura sono stato con internet bloccato, senza internet, nel cellulare anche per qualche giorno, perché mi ero dimenticato di comunicare alle 3 che avevo cambiato carta di credito. Che sfiga. Quindi vi ripeto, non avendo internet è davvero difficile, è davvero impensabile poter portare ancora il Conto Glory, non le altre serie, perché gli altri video... facendomi un culo enorme, però posso portarveli perché li registro senza internet e posso andarli a caricare o da qualche amico o da qualche amico, ma altri metodi non è che ne esistono. Quindi il Conto Glory verrà quasi sicuramente abbandonato, una cosa che mi dispiace veramente tanto, però vi ripeto, se dovesse arrivarmi internet a breve ve lo porterò ovviamente sul canale, perché comunque è una serie che avete seguito in tanti. Per fortuna Football Manager non ha bisogno di internet, quindi ricomincerà, non so se già domani magari o prossima settimana, ma tornerà Football Manager. Continueremo ovviamente Life is Strange, che avete imparato ad apprezzare dopo i primi video e sono molto contento, e continueremo con la carriera giocatore, che sta comunque continuando ad avere un successo secondo me molto buono, perché è una serie secondo me che prende tanto, perché comunque non racconta soltanto la vita del giocatore, ma provo io con la mia testa e con le mie intro a volte anche stupide a farvi appassionare anche della vita proprio del giocatore, non soltanto della vita calcistica ma anche di quello che c'è all'esterno del campo. Ma adesso forse il punto cruciale, la cosa che aspettavate tutti, parliamo della carriera allenatore. Ho ricevuto insulti, minacce, consigli, incoraggiamenti per cominciare la nuova carriera allenatore. Le prime due non è che vi abbiano fatto proprio tanto piacere, però il mondo del web è così. E in un secondo magari ti iniziano a odiare tutti, il secondo dopo, se tu li accontenti, ti amano come prima. È una cosa che non mi sta tanto a genio, però purtroppo è così. Quindi togliendo gli insulti, le minacce, ovviamente gli incoraggiamenti e i consigli mi hanno fatto davvero tanto piacere, perché so che l'aspettate veramente in tanti e non siete gli unici, perché anch'io l'aspetto, perché so che la scorsa estate con la carriera col Fulham abbiamo davvero fatto il boom, ci siamo divertiti davvero tanto ed è una carriera che è rimasta nel cuore di tutti ed è quello che vorrei provare a rifare quest'anno, ovviamente non con il Fulham ma con un'altra squadra. E il problema sapete qual è? Il problema è che non ho internet per aggiornare le rose, quindi dovremmo cominciare la carriera con le rose non aggiornate, è una cosa che a me veramente non è che piaccia più di tanto. Ma soprattutto voglio pensare al progetto, perché secondo me non è tanto importante la squadra, secondo me, poi secondo voi non lo so, perché all'inizio magari anche quella col Cagliari era odiatissima, anche quella col Liverpool era odiatissima, però dopo mi piacevano, addirittura quella col Cagliari avevo avuto tipo 200 non mi piace, qualcosa di... inimmaginabile per me, quando poi nel video precedente tutti moltissimi dicevano Cagliari, però lasciamo stare. Dopo invece è arrivata quella con Liverpool, che sono sincero, a mio parere potrebbe essere stata la carriera più brutta del canale, ma non più brutta perché non abbiamo vinto, più brutta perché i giocatori erano troppo conosciuti, troppo forti e non mi sono divertito così tanto, e sono sicuro che non vi siete divertiti tantissimo neanche voi
magari come con la carriera col Palermo, con il Fulham, col Sassuolo, quelle erano carriere, vere carriere. E mi dispiace tanto perché se non è piaciuta a me, ovviamente non è piaciuta tantissimo anche a voi, però avete imparato ad apprezzare me come youtuber, me come persona, quindi sono dell'idea che anche se la carriera non vi è piaciuta tantissimo, non vedete l'ora che ne cominci una nuova e io la voglio cominciare a breve, ma vi ripeto, voglio aspettare, voglio provare ad aspettare internet. Se entro domenica mi dicono che ancora non si sa quando verranno, cominceremo la carriera con le rose non aggiornate, perché in un altro modo non so come aggiornarle, ovviamente. Ma quello che vi chiedo io adesso, perché è una cosa importantissima per me, è di scrivere qui sotto un commento. Ma non un commento con una parola o con una piccola frase, un bel commento articolato qui sotto. Non voglio chiedervi quale squadra scegliere, perché non dovete scriverla. Se tenete davvero a me, poi ovviamente qualcuno la scriverà anche. Però se preferite ascoltarmi, vi chiedo di scrivere un commento qui sotto, un enorme commento, scrivendo il progetto e non la squadra. Ad esempio, Kun, prova a partire da una serie B italiana, da una serie B inglese, da una serie B tedesca e in 2 anni arrivi in Europa League, in 3 anni arrivi in Champions, per dire. Oppure parti dalla quarta divisione inglese con obiettivo raggiungi la prima divisione. Oppure prendi una squadra di Serie A di medio livello o inglese di medio livello e arriviamo in Europa League, in Champions e proviamo a vincerla. Cose del genere. Perché attorno a questa carriera voglio costruirci un progetto davvero interessante. Perché l'ho sempre fatto, sapete che mi sono sempre posto degli obiettivi, ci siamo sempre posti questi obiettivi, che a volte abbiamo raggiunto e a volte no. Però il bello di queste carriere è coinvolgere voi, secondo me, e farvi appassionare, farvi amare quella squadra talmente tanto che l'anno successivo, quando comincia il campionato, andate a cercare, oh, ma il Fulham cosa sta facendo? Vuoi sapere in quanti di voi hanno fatto questa cosa? Voglio che lasciate un mi piace immediatamente e lo scriviate qui sotto. In quanti di voi, da quando io ho fatto delle carriere, che siano quelle con Wolverhampton, Hertha Berlino, Fulham, Sassuolo, in quanti di voi ogni tanto in quanti di voi ogni tanto cercano nei risultati, comunque guardano le partite di quelle squadre e se vincono sono contenti? Io è una cosa che faccio spesso, ne sono fiero, mi piace come cosa, perché ho aiutato, ho amato per un bel periodo una squadra, perché mi ha preso davvero tanto e che mi è rimasta nel cuore. E perché non seguirlo nella realtà? Secondo me è una bella cosa e sono sicuro, davvero sono certo, che l'avete fatto almeno una volta anche voi. Quello che vi chiedo quindi qui sotto è di lasciarmi un commento articolato con il progetto, con un possibile progetto da costruire, da mettere in forma in questa fine estate, perché comunque adesso manca la metà di luglio e poi agosto e poi a settembre arriva la FIFA 17, quindi in questi 2 mesi e mezzo più o meno dovremo, o 2 mesi, comunque dovremo buttare giù una carriera di quelle pazzesche, di quelle giocate col cuore e di quelle che vi fanno prendere talmente tanto da dire ma è uscito un nuovo episodio della carriera, quindi io non vedo l'ora di cominciarla, ma prima voglio ascoltare i vostri consigli e vi chiedo di non scrivere la squadra e non pensare tanto alla squadra ma più al progetto, perché secondo me se buttiamo giù una carriera di quelle, secondo me, pazzesche come quella del Fulham dello scorso anno, potrebbero davvero toglierci tantissime soddisfazioni. In questi giorni arriveranno tante novità e ve lo prometto, magari se riuscirò inizio prossima settimana vi dirò una cosa molto importante, perché potranno arrivare delle sorprese non tanto per me ma soprattutto per voi. Vi chiedo soltanto un attimo di pazienza in più, provate a capirmi, senza internet davvero è quasi impossibile far tutto, ma ci metterò l'anima fino all'ultimo giorno per continuare questo nostro sogno. Adesso è tutto, io vi chiedo di lasciare un bel pollice in su a questo video, non mi chiedo il numero perché dovete naturalmente farlo voi, non vi obbligo a lasciare né mi piace nei commenti, ma ve lo chiedo con il cuore se vi va di supportarmi, perché in questo momento ho bisogno davvero di voi. Tutti i miei social li potete trovare qui sotto in descrizione, c'è anche il sito di Instant Gaming per comprare giochi a prezzo scontatissimo e c'è anche il referral link di Amazon se dovete acquistare qualcosa su Amazon, ovviamente. Adesso è tutto, vi mando un abbraccio enorme, noi ci vediamo domani, che dovrebbe essere sabato, con un prossimo video e vi ripeto, mi dispiace tantissimo che non sono più attivo come un tempo, ma spero possiate capirmi davvero.